quando uno ha fame e sete, cerca il nutrimento laddove lo trova e si nutre così come può. Non è colpa di nessuno, o meglio, non è colpa di chi ascolta le prediche, se molto spesso le prediche non sanno incontrare le vere tensioni, le vere domande spirituali, mentre magari leggere un libro del Dalai Lama da questo punto di vista è estremamente appagante. Che cosa bisogna fare? Io non sono certamente uno che promuove un sincretismo, nei miei scritti lo dico molto chiaramente che ogni religione deve rimanere a se stessa. Al contempo però mi rendo conto di quello che diceva il grande teologo che ho avuto la fortuna di conoscere, che ho avuto la fortuna di dialogare e di dibattere con lui, che è stato Reinhard Pankhr. Mi rendo conto della verità di quanto insegnava Pankhr, cioè che le religioni si devono convertire. L'epoca cruciale che stiamo vivendo impone il bisogno di una conversione delle religioni. Conversione a che cosa? Alla realtà, all'evoluzione, al tempo che cambia. Se le religioni interpretano se stesse, sto parlando non solo del cristianesimo, sto parlando di tutte le religioni, come un sistema compiuto, dove tutto è già stato scritto, dove c'è la risposta ad ogni problema, se le religioni interpretano così se stesse così, è inevitabile che le persone che sono nel mondo, il quale mondo invece non è per niente concluso, il quale mondo invece è un continuo fenomeno che avanza e produce nuove questioni e ne distrugge di altre, è del tutto chiaro che le persone saranno scontente del nutrimento spirituale che queste religioni chiuse in se stesse offriranno loro e andranno a cercare il pane, l'acqua per il loro spirito anche altrove. Vedete, noi siamo corpo, noi siamo psiche e noi siamo spirito. Il nostro corpo ha bisogno di cibo e di nutrimento e questo lo sappiamo. La nostra psiche ha bisogno di cibo e di nutrimento, eppure questo lo sappiamo, e contenti ci andiamo a guardare il film, ci leggiamo il libro, ci ascoltiamo la canzone e sentiamola. Ma anche lo spirito che noi siamo, quella libertà più alta a cui facevo riferimento, ha bisogno di nutrimento per sapere come muoversi in questo mondo. E il grande compito delle sapienze spirituali in tutti i tempi è sempre stato questo, quello di dare nutrimento a questa dimensione dello spirito. Ma si può nutrire un organismo solo se ci si muove in un certo senso nello stesso ambiente in cui si muove l'organismo. Se io penso di nutrirlo estraendolo dall'ambiente e mettendolo in un ambiente artificiale, lo faccio morire questo organismo. E quindi io posso nutrire lo spirito degli uomini contemporanei solo se a mia volta conosco come si muove, come agisce la contemporaneità. Che era un po' quello che diceva il Vaticano II, era esattamente quello che diceva il Vaticano II quando parlava di aggiornamento, quando parlava delle gioie, dei dolori dell'uomo contemporaneo che devono essere gli stessi della Chiesa, della teologia, della religione. Si tratta di fare quel lavoro lì. Lei ha citato la Gaudium Spes, quindi il Vaticano II. Come giustifica questo arretramento, questa marcia indietro della Chiesa dalla primavera degli anni 60? Paura. Non vedo altra paura degli scismi, paura che lo scisma alfebriano diventi ancora più grande, paura di perdere la propria identità, paura, timore di fronte alle sfide, diciamo così, della modernità. E quindi quella grande ventata di rinnovamento che è stato il Vaticano II la si vuole razionalizzare, si vuole togliere la carica di rottura che il Vaticano II ha costituito rispetto alla tradizione precedente, dicendo no, è tutto in perfetta continuità, il che è del tutto falso, perché come erano facciamo alcuni esempi per essere chiari, insomma, come veniva considerata la Bibbia prima del Vaticano II? Era forse un libro che tutti dovevano leggere?
nelle case degli italiani le Bibbie hanno cominciato a entrare esattamente dopo il Vaticano II. Prima la Bibbia era tutto sconsigliata. Come venivano considerati gli altri cristiani prima del Vaticano II? Come fratelli maggiori? No, venivano considerati come eretici, come scismatici. Come venivano considerate le altre religioni prima del Vaticano II? Come altre vie di salvezza? No, extra ecclesia nulla salus. Venivano considerate come non solo come concorrenti, ma come vere e proprie idolatrie. Come venivano considerati gli ebrei prima del Vaticano II? Venivano considerati perfidi giudei. E adesso sono diventati fratelli maggiori, tant'è che c'è il famoso libro di Toaf, da perfidi giudei a fratelli maggiori. E gli esempi potrebbero essere altri, clamoroso quello che riguarda la libertà religiosa. Come veniva considerata la libertà di coscienza in materia religiosa prima del Vaticano II? Come qualcosa da promuovere? No, come qualcosa da bandire, da impedire. Tant'è che solo così si spiega l'Inquisizione, che per secoli e secoli ha governato il discorso della libertà di coscienza nella cristianità, non solo nel cattolicesimo ma anche nel protestantesimo, perché Michele Servento, non so se qualcuno di voi dice o no qualche cosa a questo nome, comunque era un medico antitrinitario spagnolo, il quale per fuggire all'Inquisizione cattolica pensò di rifugiarsi nella Ginevra di Giovanni Calvino, e Giovanni Calvino lo prese, lo fece processare e lo fece bruciare vivo il 27 ottobre 1553 nella piazza di Ginevra. E non è qualche cosa che riguarda solo la... Però tornando al Vaticano II, il Vaticano II chiarisce in maniera, cioè è evidente, conoscendo appena appena un po' la storia, io ho fatto degli esempi, che esiste questa discontinuità. Quindi il Vaticano II ha voluto compiere questa operazione, far sì che la ventata, per così dire, della modernità potesse effettivamente entrare nella Chiesa. E devo dire che è entrata a metà all'interno della Chiesa. Tant'è che oggi noi cattolici, lo dico noi per chi è cattolico come me all'interno, noi cattolici, noi oggi siamo per un 50% del tutto capaci di interpretare il nostro mondo. Non lo siamo per un rimanente 50%. Che cosa intendo dire? Intendo dire che il Vaticano II ha introdotto la capacità, la possibilità di leggere laicamente la società, la politica, la storia. Quindi la dimensione sociale, la dimensione economica, a partire dal Vaticano II ha avuto una vera e propria rivoluzione, ha avuto un vero e proprio rinnovamento, tant'è che le encicliche dei papi che riguardano oggi la dottrina sociale della Chiesa, le questioni economiche, le questioni finanziarie, sono sentite da destra e da sinistra nel nostro mondo come capaci di interloquire, come portatrici di energia positiva, come portatrici di idee vere, di intelligenza, come un vero e proprio contributo a comprendere il nostro mondo. Qual è invece la zona, il rimanente 50% che non ha potuto beneficiare dell'aria nuova del Vaticano II? È quello che riguarda la morale individuale, la dimensione della natura. Mentre la storia, noi sappiamo leggerla in modo, come dire, rinnovato, la natura, particolarmente la natura umana, il cattolico oggi non è in grado di leggerla. Perché? Perché il magistero ha bloccato questo rinnovamento. E il principale colpevole, scusate la parola un po', però quando ci vuole, di questo processo, a mio avviso, è stato Papa Paolo VI. È stato lui che ha bloccato il rinnovamento conciliare, quando invece di accogliere i risultati che la commissione pontificia istituita da Giovanni XXIII in ordine al fenomeno della contraccezione. Cosa dobbiamo fare sulla contraccezione? Era nata la pillola. Come ci dobbiamo comportare? Non lo sappiamo, Giovanni XXIII era saggio, queste cose non sono propriamente, diciamo così, materia, no? Di cui noi preti siamo proprio esperti, e quindi istituiamo una commissione. Istituì una commissione di teologi, ma soprattutto di psicologi, di medici, di uomini, di donne, di 68 componenti. Giovanni XXIII purtroppo morì, a lui successe Paolo VI,
Il concilio si chiuse, nel frattempo la commissione aveva consegnato i risultati della commissione non vennero portati nell'aula conciliare, non si poté discutere di queste cose, il Papa avvocò a se stesso la possibilità di ragionare su queste cose. Ebbene, quali erano i risultati della commissione? Su 68 membri, 64 erano a favore della liceità della pillola, a favore della liceità della contraccezione. Solo 4 erano contrari. Chi erano questi 4? Erano teologi, ma i quali erano contrari non per motivi legati alla materia in se stesso, ma semplicemente per un motivo formale. Nel 1930 Pio XI, dicevano, ha scritto la Casti Connubii e in questa enciclica si condanna la contraccezione. Ora, se noi la permettiamo, evidentemente cadiamo in contraddizione con noi stessi, perdiamo credibilità. In che senso possiamo parlare di infallibilità? E quindi dobbiamo condannarla. Capite che è un ragionamento non, come dire, che guarda la sostanza vera dei problemi veri, concreti delle persone, ma semplicemente preoccupata di garantire la propria posizione di potere, la propria credibilità. E da lì si è, uno, chiuso la possibilità di ragionare dentro il concilio, insomma, la possibilità di ragionamento, e secondo, è iniziato quel tunnel che riguarda la morale sessuale e le questioni di bioetica, dentro cui si è finita la mente cattolica. Per lei, che è fautore di un cristianesimo